Ciao a tutti, oggi ti propongo dei bicchierini di frolla che vengono proposti in un bar pasticceria di Firenze. Li chiamano piruli. Il nome originale è curioso. Le varianti di questo dolce sono molte. Il classico è quello farcito con crema e ricotta, ma io li ho preparati a modo mio con la cottura alla cieca della frolla. Poi ho spennellato l'interno del bicchierino con del cioccolato fondente e farcito successivamente con crema diplomatica e lamponi. Ti farò vedere anche come preparare dei bottoncini di cioccolato da usare come decorazione. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso, su richiesta di Peter, realizziamo i piruli. Ho preparato la mia crema pasticcera lucida e setosa, ti metto il link della ricetta nelle schede video e nell'info box con le dosi che ti occorreranno per la ricetta. Aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia fatto in casa, pronto in soli 7 giorni, con l'estrazione a caldo. Il procedimento è veramente semplice. Non so se te l'ho già detto, ma è il migliore estratto di vaniglia che ho fatto finora, quindi provalo anche tu. Copro la crema con della pellicola alimentare a contatto e la lascio freddare. Adesso preparo la frolla. Verso la farina nella terrina e grattugio il burro freddo, con la grattugia a fori larghi. Magari tieni il burro nel congelatore per 10 minuti per grattugiarlo meglio. Ottengo un composto sabbioso in un attimo. Aggiungo un pizzico di sale, lo zucchero, il lievito per dolci e la scorza di un limone non trattato. Mescolo velocemente tutti gli ingredienti. Adesso inserisco l'uovo, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Mescolo Inizio ad impastare prima con la forchetta e poi con le mani. Ottengo una frolla bella elastica. Formo un filoncino, lo divido in 9 parti uguali del peso di circa 55 grammi ciascuno. Adesso prendo lo stampo, questo è uno stampo per la cottura di bicchierini di frolla. L'uso è davvero semplice e funzionale. Metti praticamente la frolla all'interno di ogni foro, infarini il bicchierino e premi. E in questo modo la frolla si uniformerà sulle pareti senza fatica. In alternativa puoi usare degli stampi per babà oppure per muffin, ma in questo caso ti consiglio magari di far freddare la frolla nel frigorifero, di stenderla successivamente, di tagliarla e poi inserirla foderando gli stampini. Ho sistemato tutta la frolla all'interno dello stampo. Adesso puoi livellarla togliendo la frolla in eccesso oppure lasciarla come faccio io, perché preferisco che il bicchiere di frolla, una volta cotto, abbia il bordo sporgente. Adesso li copro con la pellicola e li metto nel congelatore per 10 minuti prima di infornarli. Dopo 10 minuti li tolgo dal congelatore e posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 15 minuti. Metto la teglia nel livello intermedio del forno. Dopo
Dopo 15 minuti li tolgo dal forno, elimino il bicchierino centrale e li inforno nuovamente per altri 10 minuti, sempre a 180 gradi. Ed ecco i bicchierini pronti. Li tolgo dallo stampo e li lascio freddare. Ora spezzo il cioccolato fondente e lo sciolgo a bagnomaria. Una volta pronto, spennello col cioccolato l'interno dei bicchieri di frolla. Metto il cioccolato fondente avanzato nel sac-à-poche e formo dei mucchietti di cioccolato distanziati su un foglio di carta forno. Poi ci adagio un altro foglio sopra e premo leggermente. In questo modo avrò formato tanti bottoncini di cioccolato. Li metto nel congelatore per 15 minuti. Adesso preparo la crema diplomatica, monto la panna vegetale già zuccherata. Poi lavoro la crema pasticcera che nel frattempo si è freddata e la unisco alla panna mescolando con grazia. Spolverizzo il bordo sporgente di ogni bicchierino con dello zucchero a velo ed inizio a farcirli con la crema diplomatica che ho messo in una sac-à-poche con beccuccio stellato. Ce ne metto intanto un ciuffetto e ci adagio un lampone premendo leggermente. Poi farcisco ancora fino al bordo. Ed infine decoro sopra il bordo del bicchiere. Faccio in questo modo per dosare bene la crema. Prendo i bottoni di cioccolato dal congelatore e finisco la decorazione con i lamponi e il bottone. E a questo punto i piruli sono pronti, li metto in frigorifero fino al momento di servire. Adesso ti mostro anche l'interno del bicchierino di frolla, cerco di fare attenzione a non romperla. La frolla è friabile e profumata ed il ripieno delicato che si scioglie in bocca. Come già ti ho detto, ci sono tante versioni e gusti di questi piruli, dalla farcitura dopo la cottura alla cottura già con la farcitura. Spero che la versione dei miei piruli ti sia piaciuta. Adesso tocca a te prepararli con gli ingredienti che preferisci. Ciao e grazie per aver guardato il video.